Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari, episodio riepilogativo di fine seconda stagione. Allora, dobbiamo vederci un po' tutto e dobbiamo gestire bene la situazione. Prima cosa ragazzi, votate sulla scheda il sondaggio per il modulo da utilizzare nella prossima stagione. 3 ne vorrei utilizzare. Decidete il principale, quindi o 4-1-2-1-2 stretto, o 4-2-3-1 o 4-3-3 in linea. Quindi mi raccomando, votate il sondaggio. Poi ragazzi, allora vediamo in Serie A come è finita. Ha vinto la Juventus il campionato di un punto sul Milan, attenzione. Poi il Napoli, l'Inter addirittura settimo, la Roma quinta, quindi in Champions vanno Juve, Milan, Napoli. E se c'è la regola che vanno 4 squadre, anche il Torino, quindi interessantissimo anche qui per un punto. Retrocedono Pescara, Cremonese e Spal. Praticamente le squadre che sono salite dalla Serie B scendono immediatamente, va bene. Poi io direi di vedere anche la Coppa Italia, c'è la finale ora fra Juve e Roma, quindi interessante. Real Madrid ha vinto la Supercoppa col Milan. E in Champions League c'è la finale Barcellona-Manchester United. In Europa League, se non sbaglio, quello è il Braga o lo Standard Liegi, non lo so, contro lo Schalke 04. Sale Diakaté, ragazzi, quindi diventa un 63 questo nostro giovane centrocampista. Speriamo che arrivi subito al 65 per iniziare la nuova stagione, che potremmo mandarlo in prestito e divertirci. Vediamo ragazzi gli obiettivi come sono terminati. Allora, crescita giovani, abbiamo praticamente concluso tutti e tre gli obiettivi, anche quelli che ci davano due stagioni come previsione, quindi vedete l'età media giusto giusto 24,7, ci siamo, tutti finiti. Fama del brand anche, poi qui stagioni rimaste 3, questo è un altro obiettivo, aumenta il numero di abbonati ad almeno il 10% della capienza dello stadio entro 3 stagioni. Non è facile, ma con i buoni risultati ce la possiamo fare. Vabbè, termina metà classifica, non ci siamo riusciti, però vabbè, pazienza, era difficile questo secondo anno in Serie A, quindi dai, tutto sommato ce la siamo cavata abbastanza bene. Vediamo in Serie B ragazzi, oddio, il Palermo ha fatto 100 punti spaccati, interessante. Salgono dalla Serie B Palermo, ora non so, vabbè, forse devono ancora fare i playoff, però in teoria al momento potrebbero salire Palermo, Benevento e Salernitana, quindi interessantissima questa classifica, però penso ci siano ancora i playoff, bisogna vedere, però il Palermo è sicuro in Serie A, quindi tanta roba questo Palermo. Ora ragazzi andiamo nel Lab Rosa e vediamo come sono cresciuti i nostri giocatori, vediamo anche statistiche e tutto il resto. Allora, partiamo dai portieri, Mikai più 1, quindi un 76, ottimo. Anche De Lucia è salito, anche se è in prestito. E Berardi un 68, ok, Ateboer fantastico. Più 4 addirittura Henderson alla grande, Hakimi più 1, peccato che è in prestito. Scalera più 2, non male. Krešić più 6, che giocatore, che acquisto. Ma si è salito di 2, dai, un 70, non male. Bani più 1, credevo salisse un po' di più. Calabresi più 1. Più 5 Capradossi, grandissimo difensore. Dumbia solo più 2, mi aspettavo qualcosina in più. Vabbè, Cassani sapeva che scendeva. Delia 69. Massimiliano Busellato più 1, va bene. Guidi più 2. Forse non ha giocato molto nel Perugia, altrimenti sarebbe salito, penso, qualcosina di più. Petricione solo più 1 e mi dispiace. Ivan più 2, va bene. Anche Zanellato, Teglio. Diakaté più 4, vabbè, lo sapevamo. Martigno è in discesa, già 31 anni. Corlù solo più 1, peccato, pensavo crescesse un po' di più. Agi più 6, cioè favoloso Agi. De Luca più 3, non male, ha solo 20 anni, anche se in prestito. Sissé, madonna, voglio liberarmene. Kozak è rimasto un 72, Rajcevic è salito di 1, ma non lo utilizzo. Cherry più 3, ma praticamente ha segnato solamente con la Juve, però vabbè, in prestito se ne andrà. Lombardi più 1, ha avuto infortuni, Iocolano dobbiamo vendere. Più più 3, grandissimo. Piazza più 1, ma tornerà alla Juve, quindi questi sono più o meno le fasi di crescita. Poi vediamo, allora organizziamo qui le statistiche per rendimento. Allora, chi ha fatto più presenze, no aspettate, fatemi fare così, più presenze a Teboer, le ha giocate praticamente tutte direi. Poi ci sta Martigno, Henderson, Zanellato, Busellato,
Quindi giocatori che, su cui ho puntato tantissimo, anche Hakimi, che da quando è arrivato a gennaio ha giocato tutte le partite in pratica, quindi niente male. Vediamo chi ha fatto più gol in assoluto nella nostra squadra. Piazza, pochissime reti, l'anno prossimo dobbiamo aumentare questa sticella, quindi 6 reti e 6 assist Piazza. Poi c'è Lombardi che ha avuto pure un infortunio, Martigno, Zanellato, no ragazzi, dobbiamo segnare molto molto di più, soprattutto le punte, cioè Cherry non può fare solo 2 gol, e addirittura Kozak, ragazzi, non lo vedo proprio, dov'è Kozak? Cioè 0 gol, ragazzi, in 14 presenze, male male male, dobbiamo aumentare la nostra fase offensiva. Come assist sempre Piazza, reti inviolate, vabbè, qui riguarda un po' tutta la squadra. Attributi, vedete, potevamo vedere da qui chi è cresciuto di più. Più 6 Krešić e Agi. Poi ci stacca Pradossi, vabbè, l'abbiamo visto. Finanze non siamo messi proprio benissimo, perché vedete come, come budget totale ci dà un 267.000 in negativo di budget stipendi e budget trasferimenti a 0. Però vediamo. Quindi ragazzi, direi che abbiamo sistemato un po' il tutto. In live stesso con voi voglio concludere, diciamo, la stagione. Ok, 550.000 euro dall'Empoli, ma è buggato, quindi pure se accettiamo comunque non lo vendiamo. Proviamo ad accettare, ma tanto non se ne va. Io spero veramente che nella terza stagione si risolva, perché sennò veramente è tragica. Cioè, mi tengo tutti i giocatori in squadra e non li posso mandare via, quindi mi dispiace. Vabbè, i contratti poi me li sistemo io con calma. Vorrei arrivare alla fine e poi arrivare alla terza stagione per poi iniziarla nel prossimo episodio. Ok, vediamo un po' giocatori della primavera, non male, non male questo Mattia Ferrari, anche Lombardi, per il momento lasciamo così, offerta ritirata, ok, poi avanziamo ancora un po', no, ci sono gli allenamenti, dai, almeno un altro giocatore deve salire e poi magari li modifico, vediamo, no, in questa sessione non sale nessuno. E ti pareva, stop Salvatore Delia, io spero, perché non ci sono tantissimi giocatori o qualsiasi cosa, perché sennò veramente mi passa la voglia se non posso vendere nessuno, sinceramente. Vabbè, scadrà il contratto di Dumbia, poi ce lo gestiamo, grazie mister, ci dice Petriccione, quindi va bene così, dai, dai, vediamo che combiniamo, stoppiamo per gli allenamenti, perché non me ne salto uno, ragazzi, perché se vogliamo far crescere i nostri giovani è fondamentale sia farli giocare e sia fargli fare gli allenamenti. Capradossi un 72, candidato a giocare tantissime partite l'anno prossimo, ora con un 72 in Serie A direi che ci siamo abbastanza. Vediamo ufficio qui, no, con tutto il rispetto, ma Arabia Saudita non la voglio allenare. Poi altri allenamenti, attenzione ragazzi, tutto un episodio tutto sugli allenamenti praticamente. Devo anche modificare qualcuno, mannaggia a me, vabbè, nella prossima sessione. Ok ragazzi, termina stagione, abbiamo chiuso con un overall di 85, quindi niente male. Facciamo termina stagione, analisi di fine stagione, sono entusiasti, vabbè, sapevamo che abbiamo fatto comunque tutto sommato un ottimo lavoro. Quindi avanziamo, no, nazionale Stati Uniti no, ora ci vuole un pochettino di tempo, Insider Bari. Ok ragazzi, siamo ufficialmente nella schermata della terza stagione, informazioni importanti sul mercato, va bene. Qui tutti i giocatori di rientro dal prestito, ok. Io direi di avanzare, qui Coppa Italia con la Spezia, il turno 2. Avanziamo un po' per vedere poi i vari giocatori che vengono e se ne vanno, giusto per farvi un riepilogo così. Andiamo agli inviti perché i soldi fanno sempre comodo. 4 milioni e 2 qui, come precampionato che ce lo simuliamo, però non ci interessa più di tanto. Trofeo delle stelle europee. Martigno ha lasciato la squadra, ragazzi, perché ha raggiunto un accordo con l'FC Tosno. Ok, poi chi è che è scaduto? Cherry ritorna, come vi dicevo. Calabresi è rientrato alla squadra Roma e Piazza è tornato alla Juventus. Peccato, Piazza comunque ci ha regalato tante gioie. Avanziamo almeno fino al 6 di luglio, così si gestisce un po' la situazione. 1.750.000 per il Verona. Dimmi che si è sbloccato, perché questi soldi comunque mi servono. Io Buselato, ragazzi, lo vorrei vendere, perché ok, 26 anni, 71, so che con quei soldi posso trovare qualcosina di meglio. Però delega almeno 2 milioni vorrei prenderli. Però vabbè, come offerta di partenza io direi che comunque partiamo da 1,8 come minimo per arrivare... Anzi no, offerta di partenza, ok. Poi non vendere per meno di 1,9 io direi, almeno, almeno. Poi vediamo. Ok, quindi vediamo un po', togliamo questa mail, iniziamo un pochettino a giostrare questo mercatino.
Voglio arrivare, ve l'ho detto, almeno al 6 di luglio, così si vedono un po' tutti i giocatori. Madonna, per Sissé 370.000, subito te lo do, subito. Non so neanche che squadra è, però ditemi che veramente si è sbloccata questa situazione, perché se no sono nel panico più totale. Allora, accordo per la cessione di Massimiliano Buselato, 1,9. Va bene ragazzi, va bene Buselato, 26 anni, io accetto l'offerta del Verona e spero vada, perché mi servono questi soldi. Per Zanellato, prestito l'Anderlecht, no, assolutamente rifiuto, perché voglio utilizzarlo quest'anno, ci credo tantissimo in Zanellato. Avanzo un po' solo per vedere se vanno via i giocatori, ragazzi, quindi aspettate che dobbiamo sistemarci tutto in live con voi in questo episodio, la squadra, ragazzi. Vabbè, partiamo per il 4-2-3-1, poi dal sondaggio mi regolo cosa volete. Mettiamo Lombardi qui a destra, abbiamo una rosa un po' cortina, devo dire. Però vabbè, ora dobbiamo fare mercato sicuramente, Bani un 73, niente male. Quindi ora dobbiamo gestirci un po' tutta la situazione, assolutamente un bomber. Vediamo nell'ufficio, 14 milioni di budget, non sono tantissimi però ce li facciamo bastare. Allora, simuliamo col Ginkamp in casa, speriamo di fare bene. Abbiamo una panchina con soli 5 uomini, Hakimi subito vantaggio, finisce 2-0 per noi, doppietta di Hakimi. Che almeno per un altro anno ce lo teniamo, ragazzi. Quindi mi fa molto piacere. Dobbiamo vedere anche i nuovi obiettivi. Allora, avanziamo un attimo. Dai, dimmi che abbiamo venduto qualcuno, per vedere se si sono sbloccate queste cose. Caramosi si è venduto. Ok, forse si è sbloccata un po' la situazione. Finalmente si sei, ok, ci ho preso niente. Però non sapevo proprio che farmene di Sissé. Ok, va bene così. Colloco i giocatori. Vuole giocare Iocolano. Va bene, lo mettiamo dentro. Allora, quindi meno male. Abbiamo 15 milioni adesso di budget. Vediamo gli obiettivi prima di chiudere l'episodio. Allora, crescita giovane aumenta il valore di due giocatori del vivaio di almeno 10 punti. Madonna santa. Quindi schieralo in campo per 10 partite da titolare o a gare in corso. Questo è difficilissimo, ragazzi, perché sono addirittura due giocatori del vivaio. È bello difficile. Tutto esaurito lì, già obiettivo fatto, aumenta il numero di abbonati, già lo sapevamo, ok, finanze, nessuno, successo in patria, evita la retrocessione, quindi qua già vanno un po' più cauti, va bene, rispetto all'anno scorso che volevano di più, ma va bene, raggiungi i sedicesimi di finale, termina metà classifica in calcio A entro due stagioni, ok, successo continentale, nulla. Ok ragazzi, quindi questo episodio di riepilogo e di inizio mercato e stagione direi che posso chiuderlo qui. Mi raccomando, tanti mi piace, carichi per la terza stagione, mi raccomando. Lo Stock City ha comprato Mattia De Sciglio nel frattempo. Consigliatemi comunque nei commenti tanti giocatori, tante mosse di mercato. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!